comunque la trovate nella chat. Abbiamo cercato di fare uno sforzo in cui di cercare di fare un riassunto tenendo conto della discussione fin qui svolta per fare questo manifesto che ricordo ha la principale funzione di essere verso l'esterno, quindi per chi non conosce il lavoro fatto per vedere un attimo il punto in cui siamo e quali sono le nostre principali proposte e comunque diciamo così principi. Per cui ovviamente si è cercato di evitare di fare una lista della spesa, ma è difficile non dare questa impressione. Speriamo di non averla data. Alcune cose non sono, che sono comunque in discussione, non sono state riportate. Ne cito due. Una, quella del progetto di legge, per evitare, poi possiamo anche mettercela, ci mancherebbe. Per evitare che poi tutto finisca per porre l'attenzione su questo aspetto, sullo strumento anziché sui contenuti. E quindi, però, possiamo ovviamente valutarlo. E un'altra cosa, che anche perché non è stata ancora bene discussa tra di noi, il discorso, e quindi magari ci possono essere anche delle opinioni differenti, il discorso che è stato proposto da diversi di proporre che i medici di base, i medici di medicina in generale, diventino dipendenti delle ASL USL e non abbiano più l'attuale ruolo di liberi professionisti. Per loro c'è, da quel punto di vista, ovviamente l'aspetto più negativo è che, non essendo dipendenti di nessuno, formalmente non sono tutelati dall'INAIL nel caso di infortuni, come è successo adesso appunto con la vicenda Covid. Ma hanno delle assicurazioni, diciamo così, private, private dei loro ordini. Una parte sicuramente dei medici in generale non è d'accordo su questa proposta, almeno quelli che abbiamo nelle nostre vicinanze sono favorevoli, però io direi di aspettare a inserirlo nel momento in cui si farà una discussione più completa. Per cui niente, la bozza è questa, può essere modificata, ribaltata ovviamente, noi l'abbiamo fatta principalmente per avere un punto fermo, diciamo così, su cui discutere, da ritagliare, da cambiare quant'altro, senza annaspare qua e là, quindi per indirizzare al meglio la discussione. Quello che penso io è che poi, una volta che esce, diciamo così, un'ulteriore bozza da questa serata, poi andrà in qualche modo, diciamo così, formalmente approvata dalla cosiddetta plenaria, che pensiamo di poter fare non questo venerdì, ma il prossimo, perché vorremmo fare prima di venerdì prossimo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, altri incontri dei gruppi, poi mandiamo il link e tutto. Però appunto l'obiettivo è poi di chiudere, diciamo così, con manifesto comunque per venerdì, non questo con l'altro. Una cosa che vi aggiungo subito, nella chiusa, diciamo così, quindi nella parte finale del documento, io metterei un elenco di mail a cui chiunque che vede questo documento può rivolgersi, per avere ulteriori informazioni, avere contatti o quant'altro. E l'elenco di queste mail sarà di tutte le associazioni che vorranno metterlo. Questo poi lo possiamo stabilire a seconda delle disponibilità. Possono essere una, 10, 100, 1000, dipende dalla volontà. Più sono, magari più si vede che il coordinamento è rappresentativo. Io chiuderei qui il mio intervento, per cui usiamo il sistema solito, per cui chi vuole intervenire si prenota con la chat e cerchiamo di stare ognuno entro i 5 minuti. Al momento non c'è nessuno prenotato. No, può anche alzare la manina o parlare semplicemente. A meno che no.
L'abbiamo scelto così bene che è così completo e condiviso. Beh, sarebbe bello. Posso? Vai, Carlo Parascandolo. Sì, secondo me con le integrazioni che sono state fatte, che poi sono i Mettete il microfono suggerimenti, chi non. posso andare avanti? Stavo dicendo che secondo me il documento come manifesto, con le specificazioni che hai fatto prima, e le integrazioni che sono state messe in rosso, che sono state riprese un po' anche dai suggerimenti che ha fatto la Barone via mail, penso possa andare bene senza appunto fare la lista della spesa. Per cui, diciamo, per quanto riguarda me, per quanto riguarda anche gli altri che fanno parte della Rete per il diritto alla salute di Milano, l'hanno letta e mi hanno fatto avere osservazioni, penso che sostanzialmente possa essere varata. Va bene, altri che approvano o disapprovano? No, non abbiamo fatto con altri Integrano. Ovviamente quello, il testo che può venire fuori stasera poi lo si rimette, diciamo così, alla discussione onnicomprensiva, in senso chiedendo a chiunque di fare osservazione, notazione o quant'altro, magari via mail, prima della riunione in plenaria possibilmente. Poi mi sono permesso di mandare qualche piccola correzione formale senza entrare nel merito delle questioni. Dove l'hai mandata? Sulla chat o via mail? Sulla mail. Va bene. Se sono formali. L'hai mandata sulla mail di Medicina Democratica? Punto domanda. Vabbè, comunque se l'hai mandata la vediamo poi. Scusate, mi sentite ora? Sì, Da sentiamo. Massa Carrara, volevo dirvi che siccome abbiamo avuto problemi per entrare, cosa avete detto in questi 10 minuti? Non interveniamo così a casaccio senza aver capito. Ho detto, voi nella chat vedete il file Sì. denominato Bozza Manifesto? Sì. Ok, quella, diciamo, è l'ultima versione fresca fresca. Ci sono alcune aggiunte, integrazioni in rosso. Per cui questa è sostanzialmente la proposta che poniamo in discussione stasera, per poi poter essere, diciamo, approvata in maniera, tra virgolette, definitiva nella prossima plenaria che contiamo di fare non questo venerdì ma il prossimo, e sarà anticipata da lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, la riunione dei gruppi di lavoro, che continueranno. Aspettate, ora io non, siccome io non ho ricevuto il manifesto, la bozza, no? Per cui non so quale, giustamente, non so, io pensavo di La aver vedi adesso ricevuto. nella chat? Sì, Esce ora di lo vediamo, schermo. però io, quando abbiamo ricevuto, si tratta per dare il nostro contributo, almeno il mio, di dargli velocemente un'occhiata e poi lo mando per iscritto, Sì, ecco, per cui. quello, allora, Sì, dimmi, stasera Marco. discutiamo per quello che è possibile fare e per quanti sono riusciti a leggerla. Poi nel periodo La da chat oggi non fino a vedo. venerdì l'altro, Certo. chiunque potrà inviare. Teniamo come riferimento sempre la mail di Medicina Democratica delle proposte di correzioni, integrazioni, lo lasciamo aperto, Va bene. non è Ti che chiudiamo. ringrazio, Marco. Allora, Carmina non vede il documento, adesso lo rimetto dentro per tutti, in ogni caso, per chi è arrivato dopo. Ok, l'ho rimesso dentro. Ok, io non riesco a aprire quel file. Va bene, allora adesso lo mando la mail. E Dobbiamo leggere. c'è qualcun altro che è riuscito a leggerlo non frettolosamente, vuole dire qualcosa, siamo qua.
Ma lo potrei mettere a video a questo punto. Lo metto a video? Metterò a video. Non riesco ad aprire. Eccolo, grazie. Adesso la Carmina ci farà. Lo sto vedendo. Ce lo stravolge. No, no. Un'ottica giornalistica. Per renderlo più efficace, mica. Guarda, sai che ti dico, io avevo letto la bozza che avevi inviato. Sì, aspetta un attimo, ci siete? Non vi vedo più. Sì, okay. Perché adesso Antonio ha messo sta mettendo a video il testo. Così. Grazie Antonio, a proposito, perché sono riuscita. Oddio, qui si sta sovrapponendo. No, scusate, sono io che... Vuoi comprare Office 365? Non ce l'hai ancora? No, guarda, non voglio comprare niente. Ho appena preso sto cavolo di nuovo computer perché l'altro era morto e io con Windows non riesco non vi a vedo. Capire più niente. Vedi il testo? Vedi il testo e i traffici di Muscolini. Ok, dai, facciamo così e buonanotte. Riesco a vedere più i partecipanti. Vabbè, non è così fondamentale. Guarda, di te vedo solo gli occhiali. Perché sono basso, in particolare. Per sedere un po' basso. Adesso va bene. Però non vedo più nessuno. Com'è questa storia? Perché l'impaginazione, l'inquadratura... Ciao. Ma è Muscolino che sta facendo casino. Muscolino, Antonio. Il solito, cazzo. Non è vero, lui le cose le risolve. Io. No, no, le complica. No, è riuscito a far entrare anche me. Che palle. Allora, dunque, vediamo se riusciamo a venirne una. Questa è un'auto cubana? Sì. L'ho vista anch'io, anni 50. Senti, io non ho visto, non riesco più a vedere il documento, ma eccolo, qual è questo? Adesso sto cercando di riaprirlo. Siamo sul computer di Muscolino che ci sta facendo la referenza. Sto cercando di far vedere il documento. Stiamo a vedere tutti i segreti di Muscolino. Sì. Non c'è niente perché l'ho appena aperto, guarda, proprio. Vabbè, ok, via. Okay. Alleluia. Allora. Ho fatto in tempo a vedere una correzione che avrei suggerito anch'io. E cioè nei luoghi di lavoro, perché non si parla più di fabbriche. Abbiamo e quella fatto. L'ho vista, va bene. È un mio lapsus. Ma vabbè. Anni 70. Adesso a memoria volevo solo dire, questo. Non si può rimpicciolire perché non si riesce. Ma è già picco. No. Va bene così come dimensioni? Non si riesce a leggere completamente. Perché comunque sono due pagine. Lo so, però. Se fai vedere una pagina, poi magari la vedi troppo in piccolo. Non so, proviamo a leggerla così almeno. Proviamo a leggerla? Prova a leggerla. Non lo so. Siamo dettato. Non lo so. La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Un virus pandemico si aggira per l'Europa e scalza convinzioni e convenienze in tema di salute e di servizi sanitari. In Italia la conduzione dell'emergenza pandemica ha fatto emergere gravi inadeguatezze, frutto delle politiche attuate negli ultimi due decenni. Il servizio sanitario pubblico ha dovuto reggere l'impatto dell'emergenza mostrando limiti derivanti dal definanziamento a favore della sanità privata e dall'indebolimento della medicina territoriale. La sanità privata è intervenuta tardivamente, costretta dalle istituzioni. La normalità ante-Covid si è dimostrata malata e occorre una inversione di rotta. La salute è un bene e un diritto. L'Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale deve avere quale obiettivo l'attuazione di questo diritto. È il momento di una nuova riforma della sanità a partire dall'affermazione della salute, dell'ambiente salubre e della riduzione delle diseguaglianze quali diritti costituzionali da attuare da parte degli enti pubblici. I punti focali da cui partire e su cui poniamo l'attenzione e la proposta sono i seguenti. Il Servizio Sanitario Nazionale
deve essere universale, senza discriminazione di accesso e finanziato dalla fiscalità generale e progressiva per reddito. Deve tornare a finalizzare ogni attività in termini di incremento di salute collettiva anziché di volumi e tempi di prestazioni erogate. La spesa sanitaria pubblica deve essere adeguata e indirizzata verso la prevenzione e il raggiungimento di obiettivi di salute valutati con strumenti epidemiologici e non economicistici. Deve inoltre fare forza sul personale sanitario e non sanitario stabile e numericamente congruo, con livelli retributivi consoni e su una disponibilità di posti letto ospedalieri nettamente superiori, in linea con i livelli di assistenza che si vogliono perseguire. La progressiva privatizzazione in quasi ogni ambito sanitario e la concorrenza hanno indotto anche il servizio pubblico a seguire le medesime logiche produttivistiche. Deve essere superata la logica aziendalistica fondata sulle compatibilità economiche, slegata dai reali risultati di salute, e la figura unica, monocratica, dei direttori generali, eliminando anche l'obbligo del rapporto fiduciario dei lavoratori con l'azienda, sempre più spesso ridotti al silenzio anche in casi di gravi inadempienze da parte dei vertici. Deve essere azzerata la pratica della libera professione intramenia, altro fattore di diseguaglianza. Le unità sanitarie devono essere territorialmente limitate per una risposta più precisa ai problemi e per permettere una reale partecipazione della popolazione e controllo delle azioni poste in essere. Occorre rimuovere ogni incentivo alla sanità privata, incluse le forme di welfare aziendale, e riprendere una programmazione sanitaria partecipata a livello locale e nazionale, eliminando ogni sperimentazione organizzativa pubblico-privata che determini privatizzazioni di fatto dei servizi. La prevenzione deve avere come perno una medicina territoriale che includa partecipazione, riconoscimento e attenzione alle esigenze sanitarie e sociali, come le specificità di genere e di età. Occorre rinnovare la centralità dello Stato per un servizio sanitario davvero nazionale, per diffusione e qualità dei servizi, rimuovendo ogni ipotesi di regionalismo differenziato e rendere davvero cogente l'obbligo della fruibilità, anche in termini qualitativi, degli interventi sanitari in tutta la nazione. La medicina territoriale deve essere in costante coordinamento con il settore ospedaliero e deve realizzarsi riempiendo di contenuti la proposta delle case della salute, non come semplice sommatorio di ambulatori, ma come punti di incontro delle esigenze locali, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, in particolare delle fasce più deboli. Un sistema che sia partecipato dagli utenti e dagli enti locali, anche in veste di sentinelle dell'ambiente e con servizi di medicina del lavoro. In una fase intermedia, la proposta potrebbe partire dalla rinascita dei distretti sanitari locali. Le residenze sanitarie assistenziali, come pure quelle per disabili fisici e psichici, devono essere poste in carico al Servizio Sanitario Nazionale, perché deve essere riconosciuta la necessità di cura della persona anziana, cronica, non autosufficiente. Devono avere requisiti e caratteristiche di valutazione e presa in carico, di cura, assistenza e riabilitazione uguali in tutte le regioni, rivalutando parametri e qualità assistenziale. La tutela della salute dentro e fuori i luoghi di lavoro e dell'ambiente sono connesse e interdipendenti e vanno affrontate in modo unitario e non distribuite su competenze diverse, con indagini epidemiologiche costanti sul territorio. I controlli devono essere sottratti a qualunque conflitto di interesse. Anche la sanità animale e le produzioni alimentari sono decisive. Per evitare nuovi rischi per la collettività bisogna procedere ad una conversione agroecologica delle produzioni, riconvertendo gli allevamenti intensivi e estendendo le coltivazioni biologiche. Il riconoscimento delle malattie professionali deve passare dall'INAIL, che deve rimanere solo un ente assicuratore, alle USL. Il medico competente deve essere convenzionato con il sistema sanitario pubblico e non un semplice consulente ricattabile del datore di lavoro. Gli infortuni dei medici di base devono essere riconosciuti nell'ambito INAIL. Bisogna affrontare il tema di una nuova organizzazione del lavoro e deve essere rafforzato il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Va affermato l'obiettivo del MAC Zero, cambio delle produzioni e eliminazione delle produzioni delle sostanze tossiche. Questi sono i temi per una nuova riforma sanitaria che cancelli il declino e la progressiva riduzione dei servizi e la deviazione dai fini della riforma sanitaria del 1978. Chiamiamo le associazioni, i comitati, i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, i sindaci, le forze politiche ad una collaborazione e a un impegno fattivo e partecipato per questi obiettivi,
in una nuova stagione di lotte che rafforzino il diritto alla salute e il servizio sanitario nazionale, dove tutela ambientale, diritto e difesa della salute, diritti sociali e sul lavoro siano l'espressione di un unico obiettivo di una riconversione complessiva. Ovviamente questa bozza può essere rivista. Ci sono stati appunto adesso delle persone che hanno suggerito altri elementi. Alcuni non abbiamo fatto in tempo a inserirli. La cosa fondamentale è che comunque questo deve avere come finalità appunto l'esterno, che deve essere un manifesto, per cui so anch'io che ci sarebbero tante cose da dire e anche da approfondire, però secondo me è già troppo questo. Bisognerebbe vedere un attimino anche dal punto di vista proprio mediatico come riuscire a gestire meglio questa faccenda. Allora, c'è Carmina che vuole intervenire. Io segnalo due cosine veloci, due piccole... Oh, finalmente vi vedo. C'era un piccolo refuso che adesso mi hai fatto sparire, dove c'è la terzultima interlina, che inizia la tutela della salute, finisce con l'indagine epidemiologica costante sul territorio, poi c'è una virgola, un punto e virgola. E questo va un attimino. L'ho sistemato. Aiuto! Ci sei? Sì. Sì. Fermo. Questa è sulla prima pagina, sulla seconda. Ecco, la tutela della salute dentro e fuori dei luoghi di lavoro, eccetera. Il periodo finisce con una virgola, punto e virgola. Sì. Il territorio, vabbè, metti un punto. Anche la maiuscola? Chi è che... Anche la I maiuscola dopo il punto e virgola va minuscola? E se mettiamo il punto. Decidiamo se mettere un punto e virgola o un punto. Okay. E quindi modifichiamo la I di conseguenza. Poi, scusa un attimo, vai un attimo sulla prima pagina in alto, che mi sembrava una virgola di troppo, dove c'è, ecco, il momento di una nuova, quindi la sesta, settima periodo, il momento di una nuova riforma della sanità a partire dalla promozione della salute, virgola, e dell'ambiente sano. Questa virgola direi che va eliminata. Vabbè, queste sono, magari poi ce ne sarà qualcun'altra in giro. Tra 50 occhi magari poi scopriamo altri problemi di punteggiatura. Invece, segnalo una cosa, che non è di punteggiatura. Vai un pochino in basso, dove c'è va rimossa ogni ipotesi. Sempre nella prima pagina. No, la prima pagina. Vai su un attimo. Allora, aspetta, dov'è che è? Ecco, adesso inizia, occorre rinnovare centralità, eccetera. La frase che poi continua così, rimuovendo ogni ipotesi di ragionamento differenziato, e fin qua va bene, e rendere davvero cogente l'obbligo della fruibilità anche in termini qualitativi degli interventi sanitari in tutta la nazione, è un po' ostica. Cioè io capisco che cosa intende dire, però... se dobbiamo darlo al popolo, tra virgolette, nel senso, ma un attimino... Marco. Va semplificato, detto in termini di terra-terra. Bisogna dirlo con parole un attimino più semplici. Magari poi ci pensiamo e ci viene in mente. Altro no, al momento non da dire. Carmina. Non riesco a vedervi... tu, niente, eccoci. Ci sentiamo. Ah. Oh, buonasera a tutti. Allora, volevo dire due cose. A parte che sulla forma, secondo me si potrebbe asciugare meglio e rendere appena appena più, come dire, proprio dal punto di vista comunicativo. È molto discorsivo. C'è tutto, c'è quasi tutto. Sono assolutamente d'accordo, figurarsi sull'impostazione. Però secondo me si potrebbe rendere un po' più... incisivo, ecco, stile manifesto. Però su questo torniamo dopo. Volevo riportare l'attenzione proprio sulla questione adesso non mi ricordo più il punto perché non lo vedo, della riorganizzazione del lavoro. Questo è un elemento cruciale.
perché da quello che sto capendo anche per le altre cose che seguo, ci giochiamo la partita sulla nuova organizzazione del lavoro. Cioè, se nel Settecento ci fu la rivoluzione industriale e invece in questo scorcio di secolo c'è stata la rivoluzione poi tecnologica, adesso c'è quella informatica, la pandemia ha slatentizzato un problema, quello di nuove forme di produzione e lavoro. Secondo me, dalla riorganizzazione del lavoro, già alla luce di quello che è accaduto, scaturiranno nuove patologie. Ci dobbiamo mettere nella condizione di suggerire e di dire che il sistema sanitario, la medicina preventiva debbono occuparsi fin da ora, non ho ancora la formula ben chiara, ma debbono precedere quelle che saranno le patologie. Molto sinteticamente posso dirvi questo, che la reclusione forzata di milioni di persone in condizioni di convivenza, parlo anche di marito e moglie che lavorano tutti e due e che hanno i figli a scuola e hanno dovuto seguire per 2-3 mesi, ormai ci siamo, il proprio lavoro da casa, il cosiddetto smart working, insieme con 2 computer, in 2 stanze diverse, chi può, i figli con un altro computer, con un tablet, insomma si è creato un cortocircuito che ha messo a dura prova il sistema della salute. Io trovo che nel manifesto si debba in qualche modo fare intravedere che la salute non è più soltanto quella, purtroppo, dovuta, che ne so, all'effetto dell'amianto piuttosto che di un ambiente nocivo, piuttosto che dei fumi, piuttosto che dei residui, piuttosto che dell'inquinamento. La salute oggi ha a che fare con nuove morbilità. Riusciamo a mettere questo concetto nel manifesto? Perché questa è una novità. Oltre alle nuove morbilità dovute proprio dal cambiamento del metodo di lavoro, degli orari, del sistema, c'è un altro elemento che non compare e che vi dico è veramente all'attenzione: la salute psicologica. Cioè, noi siamo abituati a parlare di salute intesa quella del fisico, la salute del corpo. In realtà c'è una stretta connessione, inscindibile connessione, tra salute del corpo e salute della psiche. Non mi voglio mettere qui a parlare di malattie depressive o di tutta la gamma vastissima delle patologie che riguardano proprio la psiche, però posso dire questo, che una psiche ammalata e che sia ammalata in seguito a tutta una serie di meccanismi che sono sopraggiunti, interagisce con il corpo, interagisce col corpo e lo fa ammalare. Pertanto io suggerirei di inserire nel manifesto questo aspetto nella riforma sanitaria e nel nuovo approccio, parlerei proprio di un nuovo approccio alla salute. Questo concetto non c'è. Parlerei della necessità di un nuovo approccio della salute che intenda la persona nella sua interezza fisica e psichica. Vi dico solo questo, faccio un esempio banalissimo di cui sono a conoscenza. È stato concesso in seguito ad interrogazioni eccetera 50 punti ECM di crediti ECM a tutti i medici o ai professionisti medici che sono intervenuti e che hanno dovuto agire nella pandemia. Nulla è stato previsto per gli psicologi. Voi direte, ma gli psicologi non sono medici? A volte sono anche medici, ma gli psicologi non medici hanno avuto un ruolo fondamentale di assistenza a una marea di gente che si è vista persa, disperata, che non sapeva sbattere la testa, che ha chiamato i numeri verdi, che sono stati tantissimi, e gli psicologi, per quello che ne so, hanno prestato la loro opera gratuitamente, per ore e ore al giorno, tutti i giorni. Ebbene,
l'Ordine Nazionale degli Psicologi ha chiesto al governo che questi 50 punti di crediti ECM venissero concessi anche a loro. Perché sto dicendo questo? Perché sempre più con la trasformazione della società le patologie della psiche saranno in aumento. Aspettiamoci, dopo la tragedia che abbiamo vissuto e che non è finita, soprattutto penso a quelli che vivono nel centro nord, ai miei amici carissimi e parenti che stanno a Milano e qualcuno pure da qualche altra parte, non è finita. Io sto leggendo in questi giorni su Facebook le storie terribili, con nomi e cognomi, fotografie e quant'altro, quindi è tutto vero, di una marea di persone che hanno perso i cari. Se sono 15.000 solo in Lombardia, non lo so, parentele di tutti i tipi, una marea, che raccontano come sono morti e perché sono morti. Tutto quello che noi abbiamo saputo dalla televisione è una minima, irrisoria parte di quello che è successo. È successa la fine del mondo e i familiari, figli, coniugi sopravvissuti, fratelli, cugini, nipoti, porteranno nella propria psiche dei segni indelebili, i cui effetti li vedremo a distanza. Quindi io suggerisco che in una frase ci sia questo concetto che occorre vedere la salute in una nuova ottica, prevedendo una medicina che si occupi delle nuove patologie con stretta connessione con le patologie psicologiche. Da qualche parte ce lo dobbiamo mettere. Se vogliamo essere avanti rispetto al governo, rispetto diciamo alla medicina ufficiale, dobbiamo suggerire questo, cioè le nuove patologie susseguenti alla riorganizzazione del lavoro e una visione della salute nella sua interezza, che comprenda anche la psicologia, le patologie psicologiche. L'altra questione che avevo posto l'altra volta, e ho finito, riguarda la salute delle donne. Non perché ci sia, che ne so, una mia fissazione, perché è una verità che non è ancora stata assunta dal sistema sanitario nazionale. Esiste una branca della medicina che si chiama medicina di genere ed è nata, tanto per cambiare, credo proprio negli Stati Uniti una ventina d'anni fa. In Italia è arrivata di recente, se ne occupano in pochi. La medicina di genere non è da confondersi con la medicina che riguarda aspetti specifici della salute della donna, come per esempio il cancro al seno e il cancro alle ovaie, che fanno da pandan a patologie tipiche purtroppo degli uomini, che sono il cancro alla prostata e qualche altra cosa di specifico. No, la medicina di genere si occupa del fatto che la donna ha un modo di ammalarsi diverso rispetto agli uomini, si ammala di più di determinate patologie e va curata in un modo diverso. Noi siamo abituati, i nostri medici così fanno, a tarare le medicine per peso, mediamente, per organismo. Non è così. Alcuni farmaci, e qui vi dico una cosa che sicuramente molti di voi non sanno, sono che vengono comunemente prescritti per certe patologie, sono addirittura dannosi per le donne. Una cosa molto semplice, l'acido acetilsalicilico, e cioè l'aspirina, l'aspirinetta, viene data normalmente a chi ha problemi cardiaci per garantire la fluidità del sangue, e viene data anche alle donne nel corso della propria vita. È scientificamente comprovato che l'aspirina fa male alle donne. Gliela si può dare dopo la menopausa, ma fino all'età fertile interagisce in maniera negativa e pericolosa con gli ormoni femminili. Scusa, stasera c'è la conferenza di Carmina, ho capito. Io me ne vado perché... Io ho finito, finito qua. Ho finito dicendo questo. Non voglio essere scortese. Troviamo il modo di inserire questo concetto. Bene. Ok, Gazzetti, che appunto aveva chiesto di la parola. Sì, no, non volevo essere scortese. Non volevo essere scortese, però. No, hai ragione. Siccome ho la moglie psicologa e questi temi mi rimbombano in testa, forse
non volevo sentirli tutti estesi così. In più, purtroppo non ci sono nel documento. In più vengo da Milano e ho vissuto in tutto questo periodo a Bergamo, per cui forse mi sembravano, come dire, ridondanti. Ma io volevo, prima di tutto parlo a titolo personale, perché il forum diritto alla salute non ha forse impegnato troppo sulla questione del commissariamento qui della Regione Lombardia e anche della verifica di tutto il sistema lombardo che deve essere fatta in agosto, forse impegnate in queste cose, come dire, non dico banali, ma più piccole, non è intervenuta nei gruppi di lavoro, almeno io sono intervenuto, ho dato una mano alla Chiara, però non siamo intervenuti nel merito. Per quanto riguarda il manifesto, io per cui do un parere, come dire, solo dei consigli, e mi sposto qua sull'altro computer per leggere. Scusate, mi sentite lo stesso? Allora, praticamente il primo punto, i punti focali su cui partire, poniamo l'attenzione alla proposta, sono i seguenti. Ecco, in questo primo punto c'è di tutto e di più. Per esempio, la fiscalità generale progressiva per reddito. Questo presuppone una riforma fiscale che non è, almeno è un auspicio, ma non può essere in questo contesto, almeno se vogliamo mettercelo, ma non è un problema. Poi purtroppo io ho questo, come dire, deve tornare a finalizzare ogni attività in termini di incremento di salute. Ecco, qui è una mia vecchia polemica con Donzelli, ma bisogna capire come si misurano questi incrementi di salute, perché se no è solo una dichiarazione di principio. E allora, per esempio, la soluzione di Donzelli era misurarlo in base alla sopravvivenza, no? Adesso che è arrivata la pandemia non si capisce più chi è sopravvissuto o meno, ad esempio. Per cui bisogna perlomeno chiarirsi perché, diciamo, i privati stanno avanzando la proposta anche loro di valutare i servizi in base al valore. Faccio un esempio sulla terapia anti epatite C, no? La giustificazione è che l'alto prezzo, la giustificazione è che in risultati di salute si fa risparmiare un mucchio di soldi al Servizio Sanitario Nazionale. Per cui bisogna essere abbastanza precisi, perché detto così, come valutare in termini di incremento di salute? E poi a chi e come? Cioè ai bambini, agli anziani? Come si fa? Cioè, se voi avete chiaro cosa vuol dire, bisogna specificarlo, se no è solo una petizione di principio. Per cui, per esempio, con strumenti epidemiologici cosa vuol dire? Cioè, bene, d'accordo, bisogna però capire che cosa si intende, in base a indicatori, in base ai risultati, che cosa? Cioè, d'accordo a non guardare in termini economici, ma strumenti epidemiologici magari vuol dire che per i medici di base, come in Inghilterra, guardi i risultati in termini di appunto di guarigioni o quant'altro, mentre i medici di base italiani non vengono misurati per nulla, per esempio, hanno la quota capitaria fissa e integrata, non con pochissimi indicatori di salute. La progressiva privatizzazione in quasi ogni ambito sanitario, cioè in tutto il manifesto non si parla si parla della privatizzazione, ma chi fa la privatizzazione?
cioè quali sono le organizzazioni sanitarie private che stanno crescendo. Non sono, la privatizzazione sembra un fenomeno così che viene dal cielo e non si capisce a chi beneficia. La questione, ecco, secondo me questi primi due punti andrebbero un po' scorporati, per cui c'è dentro, deve essere azzerata la pratica della libera professione intramegna. La libera professione intramegna è un contenuto sindacale, i medici di tutte le razze e anche gli operatori ospedalieri sono contrari, per cui non è una pratica, è una legge che va eliminata. Non è una pratica, come dire clandestinamente operata. È una disposizione di legge che permette ai medici di fare questo. In Lombardia addirittura c'è quella allargata che può essere fatta presso i privati. Ultima osservazione, non vi annoio più. Occorre rimuovere ogni incentivo alla sanità privata, incluse, cioè incentivi alla sanità privata vuol dire quali sono questi incentivi alla sanità privata. Perché messa così è ogni incentivo fiscale alla sanità integrativa. Oppure... No. E no, aspetta, ti dico, cosa vuol dire incentivo alla sanità privata? Cioè, qua, che cos'è? Cioè, incentivo alla sanità privata sono di due tipi. O gli incentivi fiscali per la sanità integrativa o gli accreditamenti e contratti con la sanità privata. E allora qui si deve dividere le due cose e specificare, perché se no, almeno io così, non, che sono... come dire, del settore, non riesco nemmeno a capire, perché sono tutte e due le cose messe assieme. Allora, incentivi alla sanità privata vuol dire che io, quando faccio i contratti, le convenzioni in atto, devono essere completamente ridiscusse, non gli incentivi, no? Per quanto riguarda la sanità privata, no? In altri termini, poi sarebbe da mettere che tutte le esternalizzazioni vanno, come dire, ridiscusse e reinternalizzate, perché messa così, almeno io non riesco a capire. Per quanto riguarda invece il welfare aziendale, non è il welfare solo aziendale, è tutta la sanità integrativa che viene beneficiata da incentivi fiscali. Grazie, ho finito. Ok, grazie. Gina De Angeli. Sei? Vai. Buonasera a tutti. Cercherò di essere velocissima. E intanto volevo ringraziare i compagni che hanno tirato giù il manifesto, perché credo che al di là di quello che dirò anch'io, deve essere stata una grande fatica mettere insieme cervelli, idee e continue per fare quello che è stato fatto. Ora io ho questa idea, siccome voi ci chiedete un parere, non avendo fatto io parte del gruppo di lavoro, per cui diventa anche difficile dire la nostra rispetto a chi ci ha lavorato e ci ha perso del tempo. Però io due o tre concetti li vorrei esprimere velocemente. Partirei dal concetto, noi dovremmo costruire un manifesto che sia fruibile, veloce, corto e che abbia delle parole d'ordine. La prima parola d'ordine, a mio giudizio, è che noi dovremmo all'inizio ribadire che è successo un fatto criminale, criminale quello che è successo. Noi non possiamo dimenticare che sono morti 250-20 lavoratori della sanità. Questo dimostra che quello che abbiamo detto in questi anni, avevamo ragione, non è che dobbiamo dire che abbiamo ragione, ma dobbiamo dire che il coronavirus ha sancito che la politica delle privatizzazioni, con quello che è successo alla popolazione, ai lavoratori, è stato un fatto criminale. Noi non vogliamo né dimenticare e né perdonare. Per quello noi rimettiamo al centro determinate tematiche, perché non vogliamo né dimenticare e né fargliela passare, questo fatto che è successo in Italia. Noi abbiamo questa responsabilità, perché noi siamo quell'ambito che anni e anni e anni che si muove sulla questione della sanità pubblica, che ha denunciato,
che ha preso posizione, che ha parlato di corruzione nel mondo del lavoro, che ha parlato di corruzione nell'ambiente. E questa cosa noi, secondo me, la dovremmo rimarcare, ma non c'è scritto da nessuna parte, compreso il fatto che ci dimentichiamo che sono morti gli operatori sanitari. Questo, secondo me, non possiamo permetterci di dimenticarlo. Tant'è che c'è un passaggio che noi diciamo, dobbiamo tornare, spade lea, no? Noi dobbiamo avere posti letto in linea con i livelli di assistenza, ma chi se ne frega, i livelli di assistenza, lo dice lo Stato. Cioè noi oggi abbiamo i posti letto sui LEA e noi non possiamo avere i posti letto sui LEA, noi dobbiamo avere i posti letto sulla base di quello che serve la cittadinanza, di quello che serve effettivamente per la cura della gente che sente male, non in base ai LEA. E arrivo in fondo perché voglio essere molto veloce, perché ho altre cose da dire e poi le scriverò. Tant'è che a un certo punto noi diciamo la salute, la sanità deve tornare allo Stato. Io ci rifletterei in questa frase, perché oggi c'è una contraddizione che si è aperta in questo paese fra lo Stato e le regioni, e l'autonomia differenziata lo dimostra, cioè questa contraddizione. Loro non intendono avere un'inversione di tendenza, non vogliono invertire la tendenza che è quella di privatizzare. Per cui questa contraddizione che ha aperto una parte della politica ereditaria di centrare lo Stato, una parte la vuole decentrato, che è una, diciamo, una guerriglia politica, noi dobbiamo capire entrare in questa contraddizione, per cui entrarci nella maniera corretta, perché non è che se tutto torna allo Stato e di per sé noi abbiamo la sanità o la risposta alle domande che auspichiamo, tant'è che rispetto all'autonomia differenziata, qui c'è qualcuno che la segue, loro non intendono fare marcia indietro, capito? Come non intendono fare marcia indietro sullo smantellamento, come non intendono fare marcia indietro sulle privatizzazioni, non vuole entrare nemmeno quello che c'è da Massa Carrara, ma io vi dimostrerei che il Covid non ha insegnato niente, perché non hanno da imparare, loro hanno già imparato la distruzione dello Stato sociale, che è in sinergia con la crisi economica. Non se lo possono più mantenere lo Stato sociale, lo devono distruggere, capito? E questa è la tendenza. L'ultima cosa, io toglierei proprio la questione che noi ci rivolgiamo ai sindaci, alla politica, perché questa situazione è responsabilità della politica. Noi siamo così perché i politici hanno portato avanti questa politica di distruzione criminale verso il sistema sanitario nazionale. E se oggi sono morti 210 lavoratori è colpa della politica. Per cui io non mi rivolgerei alla politica, mi rivolgerei ai comitati, alle associazioni, poi ai sindacati. Poi se c'è quel sindaco che è disponibile, ben venga. Se c'è quel politico, ben venga, se si vuole mettere al servizio di che cosa? Al servizio, non nostro, perché noi lo vogliamo al nostro servizio, ma al servizio di rimettere al centro un tipo di servizio sanitario pubblico che abbia la capacità e la necessità di rispondere alle esigenze del cittadino con tutto quello che noi abbiamo tentato di dire. L'ultima cosa, io sono d'accordo con chi ha detto che un manifesto non ci possa essere tutto, per cui dicevo parole d'ordine chiare, comprensibili ai lavoratori, comprensibili alla cittadinanza, comprensibili a chi si vuole avvicinare a noi e essere con noi al nostro fianco, perché tutte queste parole d'ordine noi non è che le rispettiamo perché le scriviamo, le rispetteremo e Medicina Democratica lo sa, me lo ha insegnato a me perché io vengo da questa cosa che mi ha insegnato Medicina Democratica. Senza la lotta, senza che si formano i comitati, senza la pressione giusta, noi possiamo scrivere tutte le parole che vogliamo, non le otteniamo. Cioè a quelle parole d'ordine deve corrispondere l'azione, cioè il fatto, la mobilitazione, l'organizzazione, la protesta, tutto quello che per anni abbiamo fatto, senza le quali queste parole d'ordine non saranno rispettate, perché la politica, come ho già detto, non le vuole rispettare. Grazie. Bene. Paolo Fierro. Ci sei? No, niente. Io mi preoccupavo appunto di alcuni passaggi proprio nell'intenzione di essere diretti, proprio di comunicare dirette, come dire, delle parole d'ordine chiare alla gente. In particolare per quanto riguarda il rapporto pubblico-privato, qua si dice non bisogna incentivare le forme di privatizzazione. Io direi una cosa invece che sarebbe più semplice e chiara. Bisogna produrre una separazione netta tra la sanità pubblica e quella privata, perché la commistione ha creato degli elementi di speculazione e di danno poi alla fine all'assistenza pubblica generale. Questo
è un passaggio che ci terrei che fosse chiaro, perché poi tra le altre cose qualcuno da fuori comincia a dire vabbè, ma voi siete possibilisti, no, rispetto all'intervento del privato in sanità. E poi per quanto riguarda gli strumenti, come diceva il compagno Gazzetti, mi sembra, come si fa, diciamo, a controllare gli effetti della buona sanità o comunque di una, che cosa, quali sono gli strumenti epidemiologici. Non è il caso, dentro un manifesto, di scendere nel particolare, però ci sono gli strumenti e sono, che però bisogna utilizzarli e metterli in piedi. Uno di questi è per esempio il referto epidemiologico comunale dei territori, un altro è il RENCAM, il referto che riguarda invece le cause nominative di morte, l'aspettativa di vita, la mortalità evitabile, che può essere calcolata pure per territori, eccetera. Quindi in base a questo si può valutare l'efficacia di un intervento sanitario nel tempo per vedere se migliorano o peggiorano questi dati, perché questi poi sono gli elementi reali che vanno al di là delle chiacchiere, al di là pure delle possibili truffe che sono sempre in agguato in questo ambito. Io queste semplici cose ci tenevo a sottolineare, vabbè. Però ripeto, il manifesto deve essere diretto e deve essere piuttosto stringato, anzi è piuttosto pesante come documento, questo lo voglio dire. Giustamente però cerca di mettere insieme tante di quelle problematiche che non è facile, e quindi va bene. Questo è tutto. Lorenzo Ovaldo. Sei? Eccomi. Grazie. Buonasera a tutti. Dunque, intanto, vabbè, anch'io ringrazio il lavoro, perché sempre dietro un lavoro c'è la gente che si impegna, si prova a mettere insieme tante cose. Io volevo esprimermi con una perplessità fondamentale, che un po' si riallaccia, anche se non sarà lo stesso pensiero, a quello che è stato detto prima, in particolare da Gina, nel senso che politicamente questo documento è orientato sulla richiesta di riforma. Ora, questo mi lascia molto perplesso, sinceramente, per diversi motivi. Prima di tutto perché noi non abbiamo un riferimento politico e un, diciamo così, una fase, anche se la parola non mi piace perché è molto abusata, vabbè, in questo momento per le fasi, ma anche la fase politica è una parola un po' da politichese, insomma. Però non siamo in un periodo che possa far pensare a qualcuno che prende in mano le riforme in senso progressista. Siamo invece di fronte a 30 anni nei quali la parola riforma ha rappresentato due cose: o una controriforma, oppure, quando anche c'erano delle proposte positive, una base di discussione che poi è stata completamente deformata. È una discussione che nel Comitato contro l'autonomia differenziata ci siamo trovati, per esempio, non ancora a definire, ma ad affrontare rispetto alla Costituzione. È sempre difficile dire riformiamo il titolo quinto, perché tutte le volte che si è messo mano al titolo quinto, no al titolo quinto, scusate, alla Costituzione, si è fatto di peggio. E normalmente tutte le volte che si è tentata questa strada, e se proprio perché non c'è in Parlamento, non c'è una forza, ma neanche, diciamo, nel Paese un po' forte, che possa rappresentare questa istanza in senso progressivo, il grosso rischio che venga deformata è evidente. Il secondo motivo si riallaccia forse di più alle cose che sono state dette prima, e cioè che questo toglie un po' quell'immediatezza, quell'urgenza e quella gravità di quello che è successo e di quello che sta per succedere, e cioè ripartire esattamente come prima, direi anche peggio di prima. Da questo punto di vista io avrei visto molto meglio un asse orientato alle abrogazioni e al ripristino dei finanziamenti. Perché? E anche alla realizzazione, questo sì, se vogliamo mettere una parola positiva, le abrogazioni di tutte le leggi che hanno permesso concretamente
quelle cose che prima venivano dette, ma sì, ma cosa significano? E ci sono delle leggi, dei provvedimenti che hanno permesso le privatizzazioni, che hanno permesso i tagli, che hanno permesso la regionalizzazione, che hanno permesso gli attacchi e che hanno permesso, che hanno deformato la realizzazione della riforma, invece della riforma vera, che è quella del sistema sanitario nazionale. E quindi l'abrogazione col ripristino, con l'aggiunta della realizzazione di tutti gli obiettivi di quella legge e quindi del Servizio Sanitario Nazionale, questa secondo me sarebbe, diciamo così, per chi è più addetto anche ai lavori, comunque molto comprensibile e diretta. Per gli altri significherebbe comunque identificare con una parola d'ordine concreta, che è sbarazzarsi di tutto quello che ci ha portato fin qua, tanto più se poi accompagnata dal ripristino e dallo stanziamento immediato di tutti i fondi che sono stati tagliati in questi anni. Quello che noi abbiamo sentito trapelare, perché poi sono cifre secondo me che andrebbero anche approfondite, sarebbero probabilmente ben più grandi, ma comunque in modo evidente che la popolazione ha colto è che ci sono stati miliardi e miliardi tagliati. Ecco, il ripristino in modo stabile e fermo di questo, il no alle privatizzazioni, il ritorno al pubblico, se non si vuol dire allo Stato, perché capisco un po', anche se la discussione andrebbe approfondita, quello che è stato detto sulla parola d'ordine di ritorno allo Stato. Forse anche questo potrebbe permettere di, in questa prima fase, togliere un attimo questa discussione regionalizzazione, cioè no all'autonomia differenziata, sì, ok, ma il resto, non che io sono personalmente per l'abrogazione del titolo quinto, ma effettivamente oggi la prima cosa è il ripristino dei fondi, il fatto che le regioni non vengano strozzate in questo modo. Ecco, io le vedrei come delle cose più mobilitanti, più concrete in un certo senso e senza il rischio di cui ho parlato prima. Allo stato non ho altri interventi. Io sto prendendo ovviamente nota di tutto, tutto quello che state dicendo. Poi magari la cosa più semplice dal punto di vista pratica è cercare di riscriverlo tenendo conto delle vostre osservazioni e poi di rinviarlo a tutti affinché poi si vada un attimino un pochino più nella... Scusate, posso nella dire? Riflessione. Sergio, parla. No, una cosa brevissima. No, mi chiamo Segantini, faccio parte di Assis, e, diciamo, in un certo senso rappresento Serravalle questa sera, che non poteva esserci. E noi abbiamo già avuto a che fare in numerosi approcci con la situazione, abbiamo letto anche insieme il documento e volevo solamente ribadire quello che la nostra movimento, associazione porta avanti. In un momento precedente avevamo avuto una grande espansione, ma fondamentalmente ci siamo ricompattati su un discorso che un pochino era simile a quello della dottoressa Carmina, che è quello appunto di proporre un nuovo approccio alla salute più globale, che interessi sia l'ambito, è stato molto interessante il suo intervento, per quanto riguarda anche il discorso della medicina di genere, che è una medicina che avvicina, è una specie di breccia che si sta creando nel mondo comunque convenzionale, chiamiamo così, ufficiale, in cui si inseriscono concetti che in qualche modo vengono proposti anche, per esempio, nel documento, magari in altre sede, come il discorso della prevenzione, che riguarda poi l'introduzione sia nell'ambito agroalimentare, sia quindi nella scelta del biologico che negli allevamenti, che sono elementi molto importanti per quanto riguarda l'approccio della salute nella prevenzione primaria, in quanto la gente ovviamente non ha assolutamente nessuna cognizione, almeno diciamo un 90-95% delle persone, su cosa va a comprare, a mangiare, basta vedere cosa danno da mangiare, per esempio appunto nelle strutture ospedaliere, ospedalieri danno da mangiare purè liofilizzato, formaggi con i polifosfati, prosciuttazzo comprato così, tutti uguali,
c'è un appiattimento assoluto per quanto riguarda la qualità del cibo. Ecco, quindi il discorso prevenzione e per ultimo la faccenda dell'obbligo vaccinale, di cui noi ci siamo in qualche modo schierati insieme ad altre forze in questa direzione, e adesso appunto attuando una, come dire, criticità nei confronti delle varie proposte che riguardano appunto l'obbligo vaccinale. Il più recente è l'ordinanza di Zingaretti. Diciamo l'obbligo vaccinale per i sanitari e per gli over 65, e sia del pneumococco che del vaccino antinfluenzale. Ecco, questi sono i punti, qui chiudo, che noi, su cui noi ci stiamo muovendo, oltre ovviamente a condividere e anche ad ammirare il grande sforzo che è stato fatto per cercare di condensare in questo manifesto i temi più disparati, temi che in effetti le criticità che sono venute fuori stasera sono anche normali, mi sembrano in qualche modo che abbiano un senso, perché di fatto mettere insieme tutto non è così semplice, credo. E vi ringrazio tutti, grazie. Sì, sul discorso dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è in fase di scrittura un documento a più mani, in cui abbiamo dato anche una mano anche noi, che presto dovrebbe venire alla luce. Poi magari poi si può vedere se accennarlo anche in questo documento. Allora, adesso si è presentata Elena De Fiorino e poi Rosa Rinaldi. Sì, io brevemente volevo dire una cosa, dalla lettura mi è saltato agli occhi, dove diciamo eliminando anche l'obbligo del rapporto fiduciario dei lavoratori con l'azienda. Io credo che sia più corretto eliminando l'obbligo di fedeltà all'azienda, perché poi il rapporto fiduciario è quello che l'azienda, cioè l'articolo della legge, il 2105, parla proprio dell'obbligo di fedeltà. Poi dopo, quando sei in causa, ti dicono è mancato il rapporto di fedeltà tra noi e il lavoratore. Ho pensato anche che, giustamente, chi mi ha preceduto diceva che potremmo fare degli spot, cioè che è troppo lungo il documento. Quindi, se fosse da fare a spot, qui che diremmo? No al rapporto fiduciario dei lavoratori con l'azienda, diremmo no all'obbligo di fedeltà all'azienda. Ecco, tutto qua. Io credo che sia più corretto citare la legge, insomma, com'è. Solo questo. Grazie. Sì, in effetti all'inizio era scritto fedeltà, l'abbiamo messo poi, come si chiama, quello di Viareggio, che ha avuto dei problemi del genere, invece ci ha proposto di sostituirlo con un rapporto fiduciario. Adesso vabbè, vediamo. Ci sono posizioni. Riccardo Antonini. Riccardo Antonini, esatto. Ah, no, e lui dice a sua volta che dietro il discorso della fedeltà, alla fine appunto c'è questo concetto del rapporto fiduciario che in qualche modo lo contiene. Per cui mettiamo rapporto fiduciario. Sì, no, è vero che poi alla fine è quello, però ecco, va bene, comunque non era solo... Va bene. Rosa Rinaldi. Vedo Fulvio, ma... Rosa Rinaldi, c'è qualche problema col microfono? Aspetta, ecco. Ok, arriva. Arrivo. Vai. Ecco, scusate. Stavo dicendo che abbiamo personalmente, naturalmente, ma non solo io, apprezzato molto il lavoro che è stato fatto e che a mio avviso ci consente di fare un passo avanti importante. Naturalmente il testo deve fare i conti con la forma che abbiamo scelto, che è quella appunto di scrivere un manifesto. Un manifesto è un manifesto, quindi ha bisogno, diciamo così, di... obiettivi chiari, e ci sono molti, compresa appunto la riconquista di un servizio sanitario nazionale, rifarsi ai principi della 833, tutte cose che mi pare siano stanno dentro il testo. Credo che io sono d'accordo sul trovare il modo di inserire la questione della medicina di genere, perché ci sono diverse conferenze da questo punto di vista e mi ha convinto molto l'intervento che ha fatto prima
non so se è Carmina o Carmina, per cui avete capito a che cosa mi riferisco. Così come la questione naturalmente di una sana alimentazione, come sappiamo, specie lo è sempre stato, ma anche ancora di più in questi tempi, fa i conti anche con il reddito che le persone hanno o non hanno, per cui ha ragione chi dice che uno va a prendersi le due fette di prosciutto indipendentemente dal come, dove è stato prodotto e che cosa contiene. Quindi io non so bene come possiamo dire questa cosa, ma naturalmente ha molto a che fare con i temi della salute di questi tempi. Quindi, concludendo queste due o tre cose che ho soltanto aggiunto, a mio avviso il lavoro che forse dovremmo fare è proprio quello di, a me non interessa la lunghezza, quanto invece il fatto che se la forma è il manifesto riusciamo a mettere bene in evidenza quali sono gli obiettivi, quali sono i principi per i quali, diciamo così, noi intendiamo muoverci, quali sono gli obiettivi verso i quali lavorare e coinvolgere le persone e anche verso i quali evidentemente mobilitarci, dove il tema per esempio della partecipazione è trattato e a mio avviso è uno anche dei punti cardine, diciamo, per rendere la salute anche, diciamo, una questione di partecipazione e democrazia. Erano solo queste le cose che volevo dire, perché non ho nulla da ridire se non invece il fatto di provare appunto a trasformarlo in frasi assertive in un qualche modo. Finito, grazie. Chiarezza. Sì, mi sentite? Sì. Chiarezza è il cognome. Sono Chiara Bodini. Chiara. Ah, grazie, esatto, che... Sì, perché ho avuto un sacco di problemi di accesso e non, quindi non mi sono loggata col mio account. Va bene, vai. No, allora anch'io ringrazio, perché secondo me il testo è un'ottima base di partenza. Concordo con chi ha detto che andrebbe forse messo in forma più fruibile, quindi magari togliendo anche alcuni tecnicismi, insomma cercare di renderlo più leggibile, magari riorganizzarlo in modo che la logica traspaia meglio. Visto che è stata citata la medicina di genere, mi permetto di fare un'osservazione che io penso di essere d'accordo con chi è intervenuto nella sostanza, però ecco, non so se identificherei con medicina di genere la cosa che necessariamente io perlomeno mi sentirei di appoggiare, perché la medicina di genere è anche un grossissimo campo che non fa altro che riprodurre una visione della salute e della medicina molto, molto, molto biomedica, molto nella direzione della cosiddetta personalized healthcare, che è abbastanza distante da tutto il discorso invece sui determinanti sociali e quindi sul contestualizzare anche la donna, se vogliamo dire la donna, ma qualunque persona non essenzialmente diversa come dato di fatto, ma nella interrelazione tra sesso e genere, quindi l'esposizione sociale di una serie di contesti, anche differente. Quindi io non utilizzerei insomma la parola medicina di genere, perché dal mio punto di vista e anche secondo tutta una serie di critiche evoca comunque una essenzializzazione della differenza, mettendo invece in ombra una riflessione che serve molto sulla diversità, perché non è solo la donna, è la donna migrante, è il migrante, è la persona, no, emarginata, marginalizzata, è la persona che non sente, che ha difficoltà di comprensione. Quindi, nel senso, se vogliamo, secondo me, introdurre questo principio, anche mettendo un'enfasi, volendo, sul discorso del genere, però io parlerei della diversità, di un servizio sanitario che è in grado di relazionarsi e di interagire con la diversità. Questo ci consentirebbe di tenere dentro un'altra cosa che secondo me non è troppo evidente in questo momento, anche se si parla di universalismo, che è appunto l'inclusività anche rispetto appunto, indipendentemente diciamo dallo status giuridico, dalla provenienza etnica, eccetera. E lì c'è un grosso capitolo non solo di mancato accesso, ma anche di disuguaglianza, come dire, attivamente prodotta a
all'interno del servizio. Un'altra cosa che volevo dire, e non so bene che proposta fare, però a me sembra che ci siano una serie di questioni, come dire, che trascendono anche qualunque riforma sanitaria e che magari a noi stanno a cuore, come potrebbe essere il discorso delle politiche ambientali, oppure si è parlato dell'alimentazione, lì ci sarebbe un mondo da dire sulle attività che il governo e le agenzie di regolazione dovrebbero fare per, come dire, prevenire una serie di comportamenti abusivi e dannosi delle industrie produttrici di alimenti e di bevande, sia in termini di proprio produzione di prodotti dannosi e anche di marketing scorretto, tutto il discorso, no, del whitewashing, quindi del coprire, diciamo, queste cose affiliando i propri prodotti a campagne per la salute, cercando di mascherare, insomma, vabbè, anche questo è un campo molto grosso. Però non so se il manifesto dovrebbe puntare lì, cioè mi sembra che il manifesto comunque alla fine nei suoi punti essenziali parli proprio della riforma o controriforma sanitaria, quindi non so se possiamo espandere un po' il preambolo mettendo una serie di cose che richiamano quello che è stato detto sulla nostra visione di salute, quindi parliamo di salute e questo tiene dentro necessariamente molte cose che trascendono la sanità. Dopodiché anche un servizio sanitario può essere orientato alla salute e poi tutta una serie di altre cose perché sia appunto così come viene già declinato nel manifesto. L'ultimissima cosa era questa, cioè mi chiedevo se alla fine non mettere qualcosa, cioè mi rendo conto che siamo ancora in una fase iniziale di organizzazione, però soprattutto immaginando qualcuno che lo legge per la prima volta, che non conosce bene cosa c'è dietro, forse gli verrebbe anche da chiedere, vabbè, e quindi, ok, tutte queste cose, ma quindi come pensate di farle, no? E siccome prima di, cioè, leggendo la bozza sono andata anche a rileggermi il manifesto che avevano scritto, no, per la campagna Dico 32, che anche quello contiene una serie di grandi, come dire, dichiarazioni, grandi obiettivi, ma poi mi è venuta proprio questa domanda, no, di dire, beh, però non è assolutamente detto quale strategia si pensa di mettere in campo. Quindi, anche se non vogliamo adesso entrare nei dettagli di una strategia che è in via di costruzione, però forse metterei una parte finale, se non altro per dire che stiamo parlando di coordinamento, che ci sono dei gruppi di lavoro, che ci sono degli assi tematici, oltre al discorso più concreto e tangibile delle mail che diceva Marco all'inizio. Ho finito. Ok. Manuela Serrentino. Allora, vabbè, intanto grazie perché questo documento ha dato tanti spunti di riflessione. Io però voglio partire dalla fine anziché i contenuti, perché alla fine si fa un appello e si dice: chiamiamo le associazioni, i comitati, i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, i sindaci e le forze politiche a una collaborazione e un impegno fattivo. E dove appunto tutela ambientale, diritto, difesa della salute, diritti sociali e sul lavoro siano l'espressione di un unico obiettivo di una riconversione complessiva. Allora, mi sembra che questo documento sia un po' un tentativo di ricercare delle alleanze in ambiti che vanno anche un po' al di fuori di quello che rappresentano magari i comitati un po' più specifici che hanno lavorato sul sistema sanitario nazionale, sul diritto alla salute. Però se noi parliamo di una collaborazione o di un impegno fattivo e partecipato con le associazioni, quali associazioni, su quali parole d'ordine, con i comitati, quali comitati, su quali parole d'ordine, perché ci sono effettivamente tanti interessi. Per esempio, se parliamo di tutela ambientale, c'è tutta la, diciamo, le associazioni dei medici per l'ambiente, che non sono solo medici per l'ambiente, ma è anche molto più vasto, che stanno facendo tutto un lavoro, e un esempio per esempio è quello anche del
di una legge sull'agricoltura biologica che è stata presentata in Parlamento e che non è stata mai discussa e che quindi potrebbe vedere una loro alleanza nel premere in questa direzione. Io credo che sia difficile che ognuno di questi soggetti si riconosca completamente, anche per un problema di competenze, in un unico manifesto. Secondo me è chiaro che in questo momento io faccio fatica a pensare che quello che stiamo discutendo sia davvero un elaborato nel quale associazioni, comitati, lavoratori, lavoratrici, sindacati, sindaci e forze politiche si sentano davvero tutti rappresentati nella loro complessità, anche perché mi viene da dire ci possono essere anche interessi diversi. Io non dimentico che il sindacato ha premuto ad esempio sul welfare aziendale e che anche i lavoratori hanno accettato questa cosa come un vantaggio. Per cui, non lo so, a me sembra che il target a cui noi ci rivolgiamo e al quale chiediamo di un impegno fattivo e partecipato sia un target molto disomogeneo e che nonostante io mi riconosca completamente in quello che è stato scritto, forse un elaborato del genere è un passo già troppo avanzato per cercare di stabilire delle alleanze fattive. Io vedrei un manifesto di questo tipo in seguito a una diciamo a una risposta a una chiamata di tutti questi. Chiamiamo associazioni, comitati, lavoratori, perché mi sembra che altrimenti il tipo di prodotto che noi proponiamo possa essere qualche cosa nel quale, come è successo stasera, ognuno a seconda delle proprie competenze abbia delle cose da aggiungere giustamente e fa vivere questo manifesto come qualcosa di incompleto. Allora, o diventa una cosa molto semplice, come appunto una chiamata alle varie sensibilità del territorio per non dimenticare quello che è successo, come giustamente è stato detto, o se no un documento così mi dà l'impressione che comunque possa apparire costantemente monco di qualche cosa. Grazie. Ok. Michele Michelino. Ci sei? Non sono, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, io non sono Michele, sono Alberto, sono il fratello. Sono Alberto Michelino. Io volevo intervenire. Intanto anch'io apprezzo il lavoro fatto e soprattutto anch'io ritengo che sia un passo avanti, perché effettivamente questo è il momento in cui bisogna uscire con una posizione che arrivi a tutti, insomma, perché mentre il lavoro svolto attraverso tutta questa impostazione che è stata data in quest'ultimo periodo è un lavoro egregio, no? Però dal punto di vista di dove arriva, no? Non abbiamo, cioè, non, potrebbe arrivare, cioè, dovrebbe e potrebbe arrivare molto più in là. Io intendo dire due cose. Allora, io sto a lavoro col Comitato Sud, sono di Rosso di Spera e Comitato Sud a Milano. Quindi in questo momento sto facendo un intervento di tipo personale, anche perché non è che abbiamo concordato l'intervento. Però dall'ultima riunione che abbiamo fatto è apparso in modo evidente come dentro all'organizzazione del lavoro i lavoratori in Lombardia abbiano a che fare con un livello dirigenziale delinquenziale dove dal punto di vista della repressione è veramente a un livello
di difficoltà. Anche l'organizzazione sindacale in questi anni, diciamo, è arretrata e quindi non ha avuto, non ha quella possibilità adeguata, insomma, di rispondere. Nel testo c'è questa questione legata al rapporto fiduciario dei lavoratori con l'azienda, sempre più spesso ridotti al silenzio anche in caso di gravi inadempienze da parte dei vertici. Io qui rafforzerei questa roba qui, dicendo, immettendo, questo è il concetto, no? Immettendo, rovesciando la legittimità del perseguimento della tutela collettiva a bene comune della popolazione. Perché questo è tipicamente indirizzato agli operatori, insomma, agli infermieri, non alla parte, diciamo, quella più altolocata dentro al sistema della sanità, ma direttamente a quelli che sono stati licenziati, a quelli che sono dentro ai meccanismi dei lavori straordinari, eccetera, e dove qualcuno ricorda che le morti sul lavoro nella sanità in questi ultimi tempi, proprio in rapporto alla pandemia, hanno avuto questo livello esponenziale, insomma, di cui tutti abbiamo conoscenza. Ora, se il rapporto è contratto, la possibilità di saltare il riposo con una parte del salario che non riesco a ottenere dentro la possibilità della contrattazione collettiva, oppure il fatto che mi avete smembrato perché mi avete messo gli infermieri professionali con un contratto privato, eccetera. A questo punto, mentre è scritto nel manifesto, però io rafforzerei allora finisco la frase, mentre noi cercavamo di avere una conseguenzialità legata al salario per poter sopravvivere e cercare di barcamenarci nella società con le famiglie, eccetera, eccetera, il risultato di questa pandemia è stata morte e diciamo malattie da questo punto di vista. Io questa roba qui la rafforzerei dicendo che quel tipo di repressione rovescia la legittimità del perseguimento degli aspetti positivi, insomma, che i lavoratori possono perseguire sul posto di lavoro. Dopodiché, questo è un suggerimento, cioè, la vedo così. E poi voglio dire, mentre penso, e lo ridico, che il manifesto sia importante, perché nel momento di uscire bisognerebbe fare presto. Capisco che tutte le cose che sono state dette siano da raccogliere e da mettere in una forma più, diciamo, più radicale, tenendo conto che noi ci rivolgiamo a un livello cioè dentro i rapporti democratici con il livello della Costituzione come riferimento e quindi la condizione dello Stato sociale e del diritto alla salute sancito anche dalla Costituzione, quindi nella lotta alla privatizzazione. Io sta roba qui però lo farei emergere anche nel titolo, insomma, no? La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. È uno slogan da questo punto di vista. Noi abbiamo riproposto la questione della salute, non la sanità, no? Come medicina democratica, perché il problema è la salute. La questione della sanità, che è l'azienda, che è l'organizzazione, eccetera, eccetera, va posta in termini, magari sono confuso, però va posto in termini sul fatto che la sanità, se la salute non è la merce, la sanità deve essere adeguata, no, alle condizioni di soddisfacimento della salute dentro alla popolazione in generale. Dopodiché sulla questione della sanità privata c'è molto da dire e comunque è detto, comunque l'intervento era anche per apprezzare il lavoro fatto e anche per
per sollecitare insomma il fatto che bisogna fare presto. Ho chiuso. Va bene. Altri interventi? Al momento non ho nessuno. Posso intervenire? Ovvio. Vai. Allora, io credo che se ripassiamo un po' gli avvenimenti che ci hanno portato a questa riunione, dobbiamo partire da quello che è successo con il Covid. Una delle conseguenze è stato che moltissimi si sono accorti che il sistema così come era fatto, comprese le leggi e compresi i dirigenti, era un sistema che è assolutamente non valido per dare una risposta di salute. Allora, quello che si è pensato è che non fosse più sufficiente fare un discorso di carattere culturale. Cioè, cosa voglio dire? Adesso, per fare un esempio, ma siamo mica gli unici, ma può essere medicina democratica, psichiatria democratica o tante altre associazioni, sono anni che fanno un discorso culturale. E si è visto però che questo discorso culturale non riesce a sfociare in una modificazione di quelli che sono i rapporti sociali e in questo caso aggiungerei i rapporti di salute. E quindi si è detto, ma chi sono questi che hanno preso maggiormente coscienza a partire da noi? Ci sono tante associazioni, movimenti, sindacati, persone che si sono accorti di questo e si sono resi coscienti che per riuscire a modificare le cose, almeno modificarne qualcuna, perché forse è difficile modificare tutto e soprattutto in poco tempo, occorre unirsi, occorre mettersi insieme e occorre lottare. Questa è una cosa molto vecchia, però senza questo fatto evidentemente non si può far altro che andare avanti con un discorso di tipo culturale in cui ciascuno si specializza su un suo tema specifico e porta avanti questo tipo di discorso. E quindi, diciamo, questo qui è stato il passaggio. Tanto che abbiamo visto, facendo l'appello iniziale, che tante associazioni hanno detto è giusto, mettiamoci insieme e vediamo che cosa fare. Ovviamente mettendosi insieme uno viene con la sua esperienza, le sue conoscenze e quindi le sue idee. Allora, il passaggio, adesso siamo alla seconda fase, al passaggio che c'è fra il discorso, direi, il discorso culturale al discorso di movimento e al discorso di lotta. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di stabilire che cosa e come. E questo che cosa e come, lo vediamo anche in questa discussione, non è facilissimo da recuperare. Faccio un esempio che poi è venuto fuori. Se diciamo che i medici di medicina generale devono essere medici pubblici, noi ci scontriamo con una buona parte dei medici di medicina generale che sono dei medici convenzionati. Perché? Perché la legge di riforma sanitaria a cui facciamo riferimento, ma non è che avesse risolto tutti i problemi, no? Aveva stabilito che i medici di medicina generale possono essere dipendenti o convenzionati, però in pratica la parola dipendenti è stata cancellata e sono diventati tutti convenzionati. Adesso dire, attenzione, questo è sbagliato e quindi vediamo come fare, no? E naturalmente qua c'è uno scontro. Un altro scontro che c'è è un'altra delle parole d'ordine, che è quella di dire eliminiamo la libera professione intramenia. Anche qui, ancora una volta, ti scontri con i medici, ma ti scontri anche con i sindacati, perché questa cosa è stata acquisita in quanto lo Stato in generale, il governo, ha detto io non ho soldi da darvi di
di salario, allora vi do questa possibilità di fare la libera professione all'interno delle mura dell'ospedale e comunque della struttura sanitaria, in modo tale che voi fate un po' di soldi in più che non riuscivate a fare prima. E quindi questa cosa, se tu vai a dire noi questa la togliamo, no? Per esempio il comitato che diceva, parlava prima Michelino, ha fatto un ricorso, l'abbiamo firmato anche noi, contro la libera professione all'interno dell'ospedale San Paolo, uno dei tanti ospedali incasinati che ci sono, no? E quindi questo evidentemente produce uno scontro, no? Allora, noi siamo proprio in questa condizione. Cosa vuol dire fare un manifesto? Vuol dire sintetizzare, e forse lì non siamo stati tanto, cioè non siamo molto bravi a sintetizzare, perché naturalmente siccome ciascuno ha la sua esperienza, i suoi modi, vuole aggiungere più che togliere, no? E quindi questo è difficile. Forse bisognerebbe fare quell'esercizio che si fa quando si fa l'esame di giornalista. Chiedo a Carmina di confermare la cosa, che ti dicono queste sono 150 righe, tu adesso mi devi dire tutto quello che c'è lì, ma me lo dici in 60 righe. Vediamo se riesci. Se non riesci, non ti faccio passare giornalista. No? Confermo. Questo qui dovrebbe essere un po' per evitare, appunto, perché se fai una cosa breve è più letta dalle persone, è più facile da capire, eccetera. Naturalmente, però, questo vuol dire che tu perdi anche delle cose, perché, diciamo, il discorso culturale è un discorso abbastanza ampio, no? Allora, diciamo che questo è un altro passo, ma questo passo va di pari passo anche con la discussione che noi abbiamo stabilito, anche facendo degli appositi gruppi di lavoro, no? Per esempio, sul discorso, porca miseria, se noi dobbiamo modificare le cose, abbiamo a che fare con le leggi, abbiamo a che fare con quelli che sono in Parlamento, con quelli che sono nelle regioni, e sappiamo che sono un grande disastro, per usare una parola buona, perché non sono morti solo i lavoratori della sanità che sono stati mandati allo sbaraglio, ma è stata fatta la selezione degli anziani. Tu sei anziano? Io non ti curo di meno. No? E porca miseria, e questi qui l'hanno deciso, non è una cosa che è venuta fuori casualmente. E quindi, diciamo, c'è tutto un percorso che deve essere recuperato in funzione dello scopo. Io credo che lo scopo sia anche uno scopo di carattere legislativo. Esempio, la questione dell'autonomia differenziata. È buono, è già buono se noi riusciamo a eliminare una legge che vogliono fare, per cui alcune regioni vogliono avere più possibilità di altre, che è una cosa del tutto assurda. Ma se noi riuscissimo anche a ritornare un po', perché a volte si diceva lo Stato, ma lo Stato sappiamo da chi è fatto, ma ritornare un po' ad un centro, sapendo pure con chi abbiamo a che fare, evidentemente questo è un risultato che dobbiamo raggiungere. Perché, diciamo, uno che è nel nord ha determinate possibilità e uno che nel sud queste possibilità non ce l'ha? A parte che poi, dal punto di vista della condizione di vita, in questo periodo c'è stato anche una sorta di rovesciamento, no? E quindi usiamo anche questo eventuale rovesciamento. Non lo so. E quindi io direi, adesso la sto facendo lunga, che facciamo un gradino alla volta, facciamo questo discorso di avere un documento di riferimento il più sintetico possibile, sapendo che non va bene, cioè che per qualcuno non andrà anche bene, ci saranno cose che non gli andranno bene per forza, perché ciascuno ha la sua esperienza e la sua storia. E però facciamo poi un passo più avanti e vediamo che cos'è che dobbiamo modificare,
dal punto di vista della realtà e quindi dal punto di vista della legge, dei rapporti sociali, forse sarebbe meglio dire, e come questi li raggiungiamo. Perché alla fine bisogna in qualche modo, anche se è sempre più difficile, scendere in piazza o comunque trovare delle forme di lotta che possano fare modificare, sapendo che chi c'è dall'altra parte è come quando diciamo che noi vogliamo una sanità pubblica, ma si è scatenato un casino. La sanità privata sta facendo di tutto perché questa idea che ha visto che si sta installando anche nella popolazione venga assolutamente messa da parte, perché fino adesso è stato detto il pubblico e il privato sono si mettono insieme, così si arriva a fare un discorso di salute migliore per tutti. Non è assolutamente vero, però questa cosa è una cosa che sta cominciando a far capire, a far maturare molti, e occorre fare in modo che non si smetta, ecco. Allora io dico, il secondo passo è questo qua: trovare una modalità, stabilire delle cose concrete e andare a rivendicarle, e quindi chiedere che cosa si deve fare perché per ottenerle, facendo quello che si chiama una grande mobilitazione popolare e di massa, per usare una frase che una volta usavano i sindacati confederali, che adesso si sono dimenticati. Chiudo. Ok, altri interventi? Io avevo chiesto, vai. Achille aveva chiesto di parlare, di dire due parole. Va bene. Se posso. Vai. Sì. Allora, io intanto mi scuso con voi, con chi ha organizzato tutta la trasmissione, perché ho perso molti collegamenti in quanto la mia linea non tiene e a volte si disconnette in sostanza. In secondo luogo mi scuso anche perché non so se dico una cosa sbagliata, nel senso che chiedo, non avendo visto il manifesto per intero, ma avendolo visto solo in parte, chiedo se nel manifesto ci sia un accenno al problema degli anziani, di coloro cioè che praticamente hanno finito la vita attiva, lavorativa, ma che si trovano o a casa o soprattutto ricoverati nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie assistenziali. Perché questo mi pare che sia un problema. Questo mi pare che sia un problema grosso anche in relazione al futuro, alle previsioni che si fanno su questa futura società. Non c'è sanità oggi, non c'è problema della salute se non si include in essa, nel problema della salute e della sanità, il problema degli anziani, cioè di quella parte della società che nella fase finale della propria esistenza, e questo ha comportato problemi grossissimi, li abbiamo visto anche in questa vicenda del coronavirus, drammatici, tragici problemi. Perché, ecco, vedete, secondo alcuni autori si è parlato di addirittura, noi diciamo che è stata, l'abbiamo detto in molti, un'ecatombe silenziosa e anche misteriosa per certi aspetti. Alcuni autori parlano di pulizia etnica che è stata compiuta, si può dire, con fredda imperturbabilità, trincerandosi dietro una motivazione. E qual è la motivazione? La maggiore fragilità dei soggetti anziani, dei vecchi, che avrebbe dovuto essere invece il motivo di un comportamento diverso nei loro confronti. E quindi c'è anche, diciamo, supporto, se posso dire così, di carattere teorico dietro a questa strategia, a questo stato di cose, a questa situazione che si è creata per mille motivi. Questo naturalmente comporta di prendere posizione.
di, cioè assumere un atteggiamento che tenti di affrontare questo enorme problema, che è un problema grossissimo, che riguarda appunto una parte rilevante della società, e della società attuale e della società futura, soprattutto di quello che sarà la società negli anni a venire, perché questa è la tendenza sostanzialmente. Ecco, non voglio quindi portarvi via altro tempo, io chiedevo solo se un accenno a questo problema. Io mi sono occupato, noi, io e altri compagni, siamo occupati molto della strage che è avvenuta nelle case di riposo in questi, durante questa, e che purtroppo potrebbe ancora avvenire per questa causa del coronavirus, che è profondo, che comporta anche una profonda trasformazione della morfologia, della composizione della società, di una sostituzione. È un problema che noi pensionati abbiamo discusso, affrontato tante volte, e cioè praticamente quello che si è definito un po' talvolta anche un conflitto generazionale, una generazione di giovani che viene avanti con tutti i suoi diritti, con tutte le sue prerogative, e che cerca di sostituirsi a una generazione che invece è questa operazione purtroppo in parte è avvenuta e ha modificato, guardate, sia la composizione della morfologia della società, ma anche della morfologia del potere, a nostro parere. E cioè il potere stesso, è vero, si conformerà, si adatterà ad una situazione che è cambiata. Perciò, però, non voglio addentrarmi in cose di questo genere, io penso che sia un problema di attualità che va affrontato e che va comunque accennato, se possibile, nel manifesto. Mi scuso se sono stato lungo e finisco qui. Grazie. Va bene. Ho rimesso in chat il testo della bozza iniziale del manifesto, per cui chi è arrivato dopo lo può scaricare anche da lì. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ribadirei quello che ho detto poco fa, nel senso che abbiamo tutti raccolto, in particolare chi ha scritto, tra cui sottoscritto, il testo che è stato presentato, e ci impegniamo a cercare di fare l'impossibile, diciamo così, da un lato sintetizzare, dall'altro riuscire a anche inserire gli ulteriori elementi così come sono stati proposti questa sera. Direi che ci potete, vi chiediamo 2-3 giorni al massimo di tempo per riformulare il testo, dopodiché lo manderemo urbi et orbi, cioè a tutte le mail, a tutti quelli che hanno lasciato in qualche modo la mail, e lo metteremo anche comunque sul sito di Medicina Democratica, così se qualcuno non gli arriva, se dà un'occhiata ogni tanto al sito lo trova. E una volta che appunto l'abbiamo riformulato e rinviato, vi chiediamo di punzecchiarlo per la prossima settimana, in maniera tale poi da vedere ancora cosa c'è da sistemare, e prima di venerdì, non questo, quell'altro, quindi della riunione, diciamo così, plenaria, di arrivare a un testo pressoché definitivo e che tenga conto e cerchi di mettere assieme tutte le sensibilità, o perlomeno le parti comune delle tante sensibilità. Eravamo più 41 in chat, per cui è stato particolarmente sentito il testo e gli obiettivi e l'iniziativa nel suo insieme. Va bene? Punto domanda? Va bene. Vi fidate? Va bene, niente. Bene, partecipate ai gruppi di lavoro, però. Ecco, tenete conto, come vi ho accennato, lo ridico per chi se l'è perso, poi lo manderemo via mail, lo trovate comunque sul sito di Medicina Democratica.
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ci saranno i gruppi di lavoro. Il primo RSA, quindi RSA lunedì, il gruppo di lavoro sul lavoro martedì, ore 18 tutti, e poi abbiamo spezzato in due, diciamo così, quello sulla sanità e lasciamo in stand-by quello sulla progetto di legge. Quindi vedete, sulla sanità grosso modo è diviso in medicina territoriale da un lato e ospedale dall'altro. Non è proprio così, comunque brutalizzo il concetto, poi vedrete, vedrete come un attimino è strutturato. E poi appunto venerdì, non questo quell'altro, sempre alle ore 20:30 vorremmo fare la plenaria e quindi raccogliere una nuova tornata di pensieri che escono dai gruppi e poi in particolare cercare di licenziare in maniera definitiva il testo del manifesto e poi ovviamente pensare anche a cosa farsene, nel senso come poi divulgarlo e come chiedere il... sto leggendo le chat nel frattempo. Ok, vabbè. Per cui niente, ci vediamo via mail e sul sito per quanto concerne l'evoluzione del testo e ci vediamo settimana prossima via via per chi vuole partecipare a diversi gruppi e poi venerdì, tra due venerdì per la plenaria. Va bene. Okay. Va bene. Scusa, ma è vero, confermo che domani c'è la medicina e territorio? Scusate, che non vorrei aver creato confusione. Non è il gruppo di lavoro, è un'iniziativa di divulgazione, quindi è un seminario. Poi il gruppo di lavoro sarà quando, credo la settimana prossima, insomma. Questo è un evento divulgativo. Ovviamente chi vuole partecipare è benvenuto. Ah, bene chiaro. I gruppi di lavoro legati alla nostra iniziativa, tanto per capirci, partono da lunedì prossimo. Ah, ecco. Domani c'è un'altra iniziativa, che penso sicuramente interessante, che è indicata in chat per chi vuole parteciparvi, sentire, intervenire. Ormai ci stiamo scambiando tutti questi webinar tra diverse associazioni ambientali, sanitarie, eccetera. Anche noi ogni tanto siamo impegnati in uno nell'altro, per cui che fa bene, perché poi si scambia, si intreccia. Se guardate, per dire, finisco, ci sono stati diversi documenti di associazioni o reti di associazioni ambientali post-Covid per dare un senso di rinnovamento post-Covid, che se guardate sono fatti in buona parte ovviamente di aspetti, chiamiamoli, di temi ambientali, ma poi tutti hanno anche un pezzettino sulla salute. Noi abbiamo fatto in certo senso la rovescia, nel senso abbiamo dato una predominanza perché è la nostra cultura, è la nostra storia, alla parte sanitaria, però ovviamente ricordando che c'è anche l'aspetto ambientale correlato. E quindi poi queste cose qui, se guardate bene, vanno poi potenzialmente a incastrarsi anche bene, nel senso che non c'è solo un movimento che vuole una sanità, una salute per tutti, c'è anche un movimento che vuole un ambiente sano, eccetera, eccetera, e le due cose sanno che si devono poi parlare, quindi andiamo per accumulazione, speriamo, e poi e per manifesti, diciamo così, sempre più condivisi, e poi magari si riesce a fare massa, tra virgolette, nel senso di chiedo solo scusa, il gruppo di lavoro per le RSA, ho capito bene, è lunedì? Lunedì prossimo ore 18. Alle 18. Guarda sul sito, poi vedrai i link, per sperando che funzionino bene, non come oggi, o funzionino subito. Ok? Va bene. Va bene, allora buonanotte. 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 Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte. 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 Mi ricompio il ciabatte, sono tenuto nel muso.